E vai, grande Juventus, impresa in Francia, a Lione. Stasera abbiamo sfatato il tabù delle sconfitte in Francia. Perché vi voglio fare una breve premessa. Abbiamo perso col Bordeaux nell'85, 2-0, dopo che all'andata avevamo vinto 3-0 ai tempi di Michel Platini. Abbiamo perso col Nantes 3-2, sempre nel 98, dopo che avevamo vinto 2-0 e sempre in semifinale di Champions. Recentemente nel 2009 abbiamo perso pure con 2-0 col Bordeaux. E quindi, come potete vedere, cari amici, in Francia noi avevamo una tradizione sfavorevole, ma stasera la Juventus ha fatto un'impresa. Primo tempo abbiamo giocato molto bene, al solito, con possesso palla e la palla non voleva entrare. E al 45esimo, peccato, poi c'è stato quel calcio di rigore che ci stava penalizzando, ma lì Buffon. Tutti quelli che l'hanno criticato si devono rimangiare le parole perché Buffon è un grande, un fuoriclasse. Grande parata e abbiamo salvato il risultato. Nel secondo tempo però la Juventus non mi è piaciuta assolutamente perché ha fatto un gioco remissivo, rinunciatario. Noi in Champions dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo attaccare l'avversario. Capisco che è difficile e siamo fuori casa, ma dobbiamo aggredire l'avversario. E lì devo dire che comunque santo Buffon oggi, seconda parata su colpo di testa. Parata sempre su quel tiro che quell'attaccante si è svingolato. E poi mi sono incazzato tantissimo quando c'è stato sempre l'atterramento di un nostro giocatore in aria, lì c'era l'espulsione. Ragazzi, a noi squadra italiana ci penalizzano troppo gli arbitri, ci penalizzano troppo, non è giusto. Cioè, quello là allora, se abbiamo avuto la partita è cambiata dopo l'espulsione. Questo sì. E quindi Lione ci stava mettendo sotto, diciamo. Però se fosse stato espulso un giocatore del Lione, a quest'ora la partita sarebbe stata più in discesa. Ma comunque questo non conta. Alla fine è stato dopo l'espulsione di Lemina. È stato molto bravo Mister Allegri a mantenere un modulo offensivo, 4-3-2, che avevamo sempre 4 in difesa che ti potevano permettere di avere una copertura buona, 3 centrocampisti e 2 attaccanti che ci vogliono sempre per poter sfondare. Quindi bravo Allegri a indovinare anche il cambio, azzeccato, quadrato. Quadrato che è entrato e ha risolto la partita. Oltre Buffon, migliore in campo, Quadrato. Un Eurogol, si è defilato da calcio d'angolo e tam! Nel culo a Lione. 1-0 per la Juventus. 1-0. Quando tutto sembrava perduto, io sinceramente ragazzi ho detto finisce 0-0. E invece abbiamo fatto un'impresa. Juventus batte Lione 1-0 contro, praticamente contro tutti i pronostici e per giunta in 10. È vero che per quello che si è visto, Lione doveva vincere 3-1 perché Buffon ha fatto 3 paradoni, ma è vero anche che le partite si vincono così. Si deve essere cinici, magari un'occasione sola e ti risolve la partita. Io penso che quest'anno magari non avrà un bel gioco, ma è molto cinica e spietata. La prima occasione ti incula e vinci la partita. E per quel che mi riguarda, cari ragazzi, a me basta questo. Basta vincere, bastano i 3 punti, poi il gioco non me ne frega un cazzo. Cari ragazzi, tutti quelli che hanno sfottuto Buffon, scusatevi subito perché non si muore a 40 anni. Allora, la classe rimane sempre, magari si può fare qualche papero ogni giorno, ma la classe è sempre quella. Che dire? Adesso siamo prima del girone, aspettiamo domani il risultato, questo qui di Siviglia di Novo Zagabria, vediamo come andrà a finire. Non ci speravo in questa vittoria. Grande Juve e alla faccia dei cucchi.